L'onorevole Rampelli, vicepresidente della Camera, è arrivato qui all'Aquila a portare, diciamo, a festeggiare insieme al neo presidente bis della Giunta dell'Abruzzo. Ma una domanda le faccio a lei. Il presidente Marsilio ha detto era solo nella te il testa a testa era solo nella testa delle opposizioni. Anche lei crede questo oppure c'è stato forse un minimo di possibilità? No, secondo me la possibilità non c'è mai stata. Certo, insomma, dopo il gran casino che si è letteralmente abbattuto sulla regione Abruzzo dopo le elezioni sarde, ma molto costruito in laboratorio da parte della sinistra, da parte del circuito mediatico ad essa collegato, davanti a certe centrali editoriali, però nell'humus, nel sentiment dei cittadini, noi non abbiamo mai riscontrato le nostre assemblee, i nostri comizi sono sempre stati stracolmi, c'è stato tanto entusiasmo. Quando c'è qualcosa che non funziona, lo si percepisce subito. Insomma, chi ha un po' di esperienza e viene dalla strada, come Marsilio, come molti di noi, lo capiscono subito se c'è una sorta di resistenza improvvisa, se c'è un vento che spira in un'altra direzione. Noi non abbiamo mai avuto la benché minima impressione che qualcosa potesse cambiare. Del resto Marsilio ha dimostrato troppa serietà rispetto alle abitudini di questo territorio. È stato capace sia di portare a casa dei risultati immediati, per quanto 5 anni siano davvero pochi per poter portare risultati significativi, e sia costruendo tutte le premesse, ma non sono premesse nel senso astratto e ideale del termine. Sono progetti già approvati che hanno comunque attraversato e bypassato tutte le procedure autorizzative, sono finanziamenti Insomma, avete fatto una messi bella sul cosa anche tavolo. grazie a dei candidati molto radicati sul territorio, avete comunque raccolto molti molti più voti rispetto al 2019, anche drenando voti ai vostri stessi alleati, perché la Lega è tornata molto indietro rispetto a 5 anni fa. Ma questo nuovo riequilibrio può anche aiutare nelle decisioni delle prossime tornate amministrative, penso alla Basilicata, al Piemonte, dove una strategia di riconferma di un buon governo, come può essere Marsilio, ma lo stesso Bebbardi, può funzionare, si può trovare una nuova tranquillità da questo punto di vista. Io mi auguro di sì, ma in realtà per noi di centrodestra la tranquillità non è mai venuta meno. È vero che c'è stato in Sardegna un lungo, purtroppo troppo lungo e troppo esibito dibattito sul cambio della guardia rispetto al governatore Solinas uscente. Si doveva e si sarebbe potuto gestire con più equilibrio, con più armonia. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e i cittadini elettori ce l'hanno fatta pagare. Hanno anche raccontato cose sinceramente surreali sul povero Paolo Truzzo, sindaco del comune capoluogo di regione, bravissima persona, particolarmente titolata, laureato, con esperienze amministrative, consigliere regionale. Diciamo che è stata secondo me una candidatura giusta che poteva essere e doveva essere gestita con più anticipo, per fare anche liste più forti, come è accaduto qua in Abruzzo, e quei 2000 voti di differenza con la Todde ce li saremmo mangiati in pochi minuti. Però per la Basilicata, per il Piemonte e per le competizioni elettorali che verranno, sicuramente questo può aiutare, può agevolare sul piano dell'immagine, sul piano diciamo, simbolico. Però resta l'insegnamento dell'Abruzzo. Ci abbiamo come centrodestra un governo nazionale autorevole, forte. Qui in Abruzzo abbiamo avuto un governo regionale forte e autorevole. La riconferma è sempre importante, però andiamo anche un po'. La somma delle forze fa il successo, fa il consenso. Quindi mi auguro che anche nelle altre scadenze elettorali si possa sommare un governo uscente forte con un governo nazionale che è forte per antonomasia. Per un'ultima domanda invece sulle europee. Tajani, ministro Tajani, come segretario di Forza Italia, si è dato un obiettivo che piano piano sembra che i numeri possano dargli ragione, il 10% poi accresce. Voi ce l'avete un obiettivo per le europee? Ma noi non viviamo la politica come se fosse una riffa.
L'obiettivo è quello di fare bene il nostro lavoro, di essere lineari, coerenti, di studiare, perché se non si studia non si possono mettere a terra dei progetti significativi al servizio della propria comunità, e poi il risultato viene, se viene viene, se non viene non viene, insomma, però non si può cambiare la propria natura e i propri atteggiamenti magari per raggiungere il 30, il 31, il 35, il 28, non è la ricetta insegnata a questo mondo che va sotto il nome di Fratelli d'Italia, che non è praticata da Giorgia Meloni come sua maggiore espressione, che non è praticata da tutte le persone migliori che abbiamo come Fratelli d'Italia in giro per la nazione.